Bentornati anche oggi alla rubrica I consigli della bibliotecaria. Oggi, come avrete intuito dal titolo, parleremo di regine inglesi e in particolar modo delle due sovrane che hanno regnato più a lungo in Inghilterra. Vittoria, che appunto regnò per ben 63 anni e dando appunto il nome anche a un'epoca, quella vittoriana per l'appunto, e l'attuale regina Elisabetta II, che per il momento ha regnato ben 69 anni. Parleremo di queste sovrane con dei materiali di tipo diverso. Infatti vi offrirò una panoramica su alcune biografie riguardanti le regine, ma anche su romanzi a loro dedicati e perché no, anche dei film. Quindi partiamo subito da La piccola regina di Carole Erickson, che parla appunto di Vittoria e del suo tempo. Ho scelto questa biografia tra le tantissime biografie esistenti su Vittoria perché la scrittura di Carole Erickson è molto fluida e scorrevole. Pur essendo appunto un saggio assolutamente preciso, questo è quasi un romanzo. Vi appassionerà, vi farà entrare nel tempo di Vittoria e appunto saprà intrattenervi. La Erickson infatti è anche una scrittrice di fiction e questo appunto fa sì proprio che il suo stile sia preciso ma accessibile a tutti. Vi leggo un po' di cosa parla il libro e vi ricordo che tutte le collocazioni le trovate nel box in descrizione e potrete appunto avere indicazioni sia su dove trovare il cartaceo, sia se esiste anche la versione ebook, che è scaricabile gratuitamente dalla nostra piattaforma Media Library Online, Omlol. Attingendo ai diari e alla corrispondenza della sovrana e dei suoi contemporanei, Carole Erickson ne ricostruisce una difficile infanzia senza padre e con una madre autoritaria, l'ascesa al trono, l'incontro e poi le nozze con il cugino Alberto, la nascita e l'educazione dei 9 figli, la ricerca di un difficile equilibrio tra vita pubblica e privata. Ne scaturisce il ritratto di una donna nel contempo fragile e risoluta, che seppe tenere in pugno con sicurezza le redini del potere e sotto il cui regno avvenne la trasformazione della Gran Bretagna da paese rurale a potenza industriale. Quella vittoriana è sicuramente un'epoca di grandi cambiamenti, di grandi innovazioni e il passaggio proprio da un paese appunto ancora legato alle tradizioni a un paese in rapida espansione è proprio molto forte. Diciamo che poi l'Inghilterra in questo periodo ha una grande espansione coloniale e infatti Vittoria non è soltanto regina dell'Inghilterra, ma è appunto una imperatrice. Questo è particolarmente visibile nell'altro libro di cui vi parlo, che si chiama Vittoria e Abdullah di Shrabani Basu. Questo libro lo trovate in Biografie e Storie Vere, non so se conoscete la nostra sezione Biografie e Storie Vere, parla appunto di tutte quelle vite, diari, le di lettere, epistolari, che appunto riguardano dei personaggi o dei fatti particolarmente interessanti e accattivanti. Si trova nella nostra Sala Monaco e davvero abbiamo cercato di fare una selezione di libri che appunto, pur essendo magari storicamente molto corposi e fondati, sono però anche di grande intrattenimento. Vittoria Abdul è un classico esempio di questo genere, infatti racconta di un episodio molto particolare, di un'amicizia molto particolare che l'imperatrice strinse con un suo suddito indiano. E ora vi leggo la trama. Abdul Karim ha solo 24 anni quando da Agra, la città indiana del Taj Mahal, arriva alla corte della regina Vittoria a Londra. È un dono dell'India alla sua imperatrice sovrana d'Inghilterra in occasione dei festeggiamenti del suo giubileo d'oro. È il 1887. Vittoria è anziana e triste dopo la morte del suo fedele servitore e amante John Brown. Abdul è bello e aiutante e in breve tempo da servitore al tavolo della regina ne diventa attendente e personale munshi, cioè insegnante di lingua urdu. Vittoria si è affezionata a lui, apprezza i curry che Abdul le prepara, è curiosa del suo mondo. In un momento di rivolta indipendentista alle colonie indiane, il giovane diventa consigliere e confidente per le faccende del suo paese.
Il suo prestigio aumenta, tanto che nei viaggi ufficiali in cui accompagna la regina viene spesso scambiato per un principe. Tanta fortuna e influenza non possono che alimentare l'odio di quanti a corte guardano con sospetto e preoccupazione a quel legame, un legame che la regina difenderà caparbiamente da tutto e da tutti. Da questo libro è stato tratto anche un film che vi consiglio, dove la regina Vittoria è interpretata da Judi Dench, che è una bravissima attrice, davvero riesce a rendere il personaggio di Vittoria così autoritario, ma anche solo e desideroso di approcciarsi comunque a una nuova cultura, a una nuova amicizia, quella appunto con Abdul, che è capace di aprirle nuovi orizzonti, davvero molto molto interessante. Vi lascio appunto anche del film il box in descrizione, lo potete sempre trovare in biblioteca. Vi parlo poi di un'opera che è un po' di transizione tra le due regine di cui appunto oggi parleremo, che è La vita quotidiana a Buckingham Palace dalla regina Vittoria a Elisabetta II. E appunto questo fa parte di una collana che è quello appunto La vita quotidiana ha. Probabilmente se siete appassionati di storia ne avrete sentito parlare perché ci sono davvero molti volumi che affrontano diverse epoche e tematiche. E appunto è capace di dare un po' una panoramica sulla vita appunto a Buckingham Palace attraverso i secoli. Vi parlo poi di Antonio Caprarica. Antonio Caprarica è un giornalista, saggista, scrittore italiano che probabilmente conoscerete anche come inviato della RAI ed è appunto inviato anche per quotidiani e periodici diversi. Oggi voglio presentarvelo in entrambi le vesti, quello di scrittore e quello di saggista. Infatti vi parlerò di un libro, romanzo, appunto, che fiction che ha scritto sulla regina Vittoria, che si chiama appunto La regina imperatrice, e poi invece di un saggio che ha scritto su Elisabetta II. Ma partiamo appunto da quello dedicato a Vittoria. Si chiama appunto La regina imperatrice, lo trovate nel nostro scaffale storico in Sala Monaco. Sempre tutto rimane nel box in descrizione. Intrighi, delitti, passioni alla corte di Vittoria. Londra, 1870. La capitale inglese ribolle di scontento e sedizione. Sono passati 33 anni da quando Victoria è salita al trono nel tripudio popolare. Una diciottenne non bella, così piccola e rotondetta, gli occhi blu un po' sporgenti, ma vivace, intelligente e con modi accattivanti, e soprattutto un temperamento volitivo. Doti che, insieme al sostegno dell'adorato marito Albert, ne hanno fatto a lungo una sovrana ammirata. Chi la riconoscerebbe oggi nella tozza dama infagottata negli abiti neri del lutto, che dopo la morte di Albert vive ritirata sull'isola di Wight o in Scozia e si rifiuta ostinatamente di mostrarsi al suo popolo e di presenziare alle cerimonie nella capitale? Così, mentre il figlio d'erede Bertie consuma le notti al tavolo del baccarat o nel letto delle demi mondaine di turno, il prestigio della corona affonda e il trono vacilla sotto i colpi dei repubblicani. Sarà questo l'epilogo di un regno iniziato magnificamente? In un romanzo di grande respiro, dove trovano spazio scandali e passioni, i fasti delle dimore nobiliari londinesi, le sanguinose lotte dei comunardi parigini, le trame di corte e gli intrighi dei politici che hanno fatto la storia britannica, Antonio Caprarica compone attorno al complesso personaggio di Victoria l'affresco di un'epoca. Quindi, questo è un romanzo, lo trovate nel nostro scaffale storico, mentre invece vi parlo di una biografia dedicata a Elisabetta II, che si chiama Elisabetta per sempre regina, la vita, il regno e i segreti, che è uscito sempre dalla penna di Antonio Caprarica per Spelling e Kufer proprio nel 2021. Quindi vi propongo questa tra le tantissime biografie che abbiamo anche in biblioteca riguardanti Elisabetta II, proprio perché è molto recente. Parte infatti dal matrimonio tra Harry e Meghan per parlare anche di quella che viene chiamata la Megxit, quindi appunto la scissione dei Royal Sussex, che ormai non sono più royal, dalla famiglia britannica, e affronta appunto gli sviluppi più recenti, della vita di Elisabetta con uno sguardo appunto retrospettivo. Di questo libro vi propongo la versione ebook che trovate su Mlol, e che appunto potete scaricare gratuitamente.
Un'indagine appassionante della storia nei luoghi e tra i personaggi dell'ultima grande dinastia reale alla ricerca dell'Elisabetta segreta. Quando Elisabetta salì al trono nel 1952, Truman governava gli USA e Stalin guidava l'URSS. 7 decenni più tardi, dopo la fine dell'impero britannico, il crollo del comunismo, diverse tragedie collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è ancora al suo posto, anacronistica nei suoi completi pastello, come nella rigida etichetta, impassibile di fronte alle tempeste e agli scandali che si sono accumulati nella vita della famiglia reale. Quindi, appunto, se volete una interessante biografia scritta da appunto un inviato che tanti di questi avvenimenti li ha visti di persona, appunto come inviato giornalista, questo è un interessante spaccato su Elisabetta II. Vi propongo poi invece un romanzo che anche questo è nuovissimo della Newton Compton del 2021 e si chiama L'amore reale di Flora Harding. Anche di questo vi propongo la versione ebook che trovate su Mlol e parla della romantica storia tra il principe Filippo e la regina Elisabetta. Quindi è un romanzo basato su fatti reali, che parla appunto di questo ufficiale e della principessa, la storia d'amore che ha fatto sognare il mondo intero, così appunto dice la bandella del libro. Castello di Windsor, 1943. La guerra infuria in Europa e nel mondo quando Filippo, giovane intraprendente ufficiale di marina, viene invitato a palazzo dai reali inglesi. Lui e la principessa Elisabetta si conoscono da 4 anni, ma finora tra loro ci sono state solo lunghe lettere. Filippo rappresenta tutto ciò che Elisabetta ha imparato a evitare, l'intemperanza, l'audacia, l'avventura, tutto ciò da cui è irresistibilmente attratta. Nell'austera corte inglese nessuno vede di buon occhio la loro relazione e Elisabetta dovrà mettere a rischio la corona pur di inseguire il suo sogno d'amore. Dietro la rigida etichetta di corte, la storia dell'amore tempestoso e contrastato tra la futura regina e il futuro duca di Edimburgo, un matrimonio che ha segnato l'immaginario di 3 generazioni. Essendo appena morto purtroppo appunto il duca di Edimburgo, questo romanzo ve l'ho voluto proporre anche proprio in memoria di una storia d'amore, di un matrimonio durato oltre 70 anni e che davvero tra alti e bassi è stato molto importante perché appunto se è vero che Elisabetta II è la regina che ha regnato più a lungo, lui è stato appunto il principe consorte, il consorte reale in generale, anche sia maschile sia femminile, che più a lungo ha co-governato o comunque ha regnato al fianco di una monarca. Quindi insomma, penso che sia interessante conoscere quella che appunto è stata la loro storia d'amore. Se invece volete uno sguardo sempre romanzato sulla parte più giovane appunto della vita della regina Elisabetta, vi consiglio La governante della regina di Wendy Holden, che è sempre del 2021 delle edizioni PM, e esiste appunto anche in versione cartacea. Lei è la donna più famosa del mondo e Marion Crawford ne ha conosciuto i segreti più intimi. Ma qual è il prezzo da pagare per essere stata accanto per 17 anni a Elisabetta? È ormai una vecchia signora, quella che all'inizio di ogni estate, affacciata alla finestra della sua grande casa di campagna, aspetta. Aspetta una macchina nera che passa di lì tutti gli anni e ogni anno lo fa senza fermarsi. In quella macchina ci sono due donne, non due donne qualsiasi. Una di loro siede sul trono d'Inghilterra da più tempo di chiunque altro prima di lei. Elisabetta II, Lilibet, per pochissimi. L'altra è sua sorella, Margaret. Avevano 6 anni e un anno quando Marion Crawford, giovane insegnante scozzese, le incontrò per la prima volta. Era il 1932. Figlia di proletari, Marion aveva un sogno, insegnare ai bambini delle poverissime famiglie dei sobborghi di Edimburgo, e si ritrovò, per uno scherzo del destino, a insegnare alla bambina più ricca di tutto il paese, una bambina che alla nascita aveva ricevuto in dono 3 tonnellate di giocattoli. Marion accettò la sfida, pronta a dare alle sue allieve lezioni che nessun altro bambino reale aveva ricevuto prima di allora, lezioni di vita vera. Grazie a lei, Lilibet e Margaret prendono la metropolitana, passeggiano per Londra, fanno il bagno in una piscina pubblica. Marion resterà con loro nei tumultuosi anni dell'abdicazione dello zio Edoardo e poi della guerra e del nazismo, e sarà lì, in disparte ma presente, quando gli occhi di Elisabetta si poseranno per la prima volta su Philip. E intanto sacrificherà la sua di vita, l'amore e in parte anche le sue idee, quelle con cui avrebbe voluto cambiare il mondo.
Esiste, come dicevo, la versione cartacea e anche la versione ebook. Infine vi parlo di due film che appunto parlano di Elisabetta II. Il primo è The Queen di Stephen Frears e appunto affronta un tema particolare. Quando gli inglesi, sgomenti e increduli, apprendono la notizia della morte della principessa Diana, la regina Elisabetta II è incapace di comprendere la reazione del popolo britannico alla tragedia. Al contrario, Tony Blair, appena eletto primo ministro, avverte che la gente comune ha bisogno di rassicurazione e supporto da parte dei suoi leader. Questo film è stato premiato come migliore interpretazione drammatica, ha vinto il Golden Globe, miglior sceneggiatura con la Coppa Volpi e migliore interpretazione femminile. E quindi, insomma, per Helen Mirren, che appunto qui interpreta la regina, e ha vinto anche appunto l'Oscar come miglior attrice, Helen Mirren. Quindi, insomma, un film pluripremiato che affronta un tema scottante, appunto quello del periodo successivo alla morte di Lady Di. Se invece avete dei bambini e volete farvi quattro risate alle spalle dei reali inglesi, vi consiglio un cartone animato che si chiama Rex, un cucciolo a palazzo. Dovete sapere infatti che Elisabetta II ha una spassionata passione, spassionata passione non è il massimo, ma per i corgi. E appunto qui questo cartone è basato appunto su uno dei corgi della regina straviziato che vive a palazzo. Insomma, spero di avervi dato qualche suggerimento su queste grandi monarche inglesi. Se volete altri video che riguardano appunto come biografie, ma anche come fiction, altri personaggi storici, fatemelo sapere nei commenti e a presto con i consigli della bibliotecaria.